L'Agropoli Cilento Servizi quest'anno festeggia 10 anni di attività, un'iniziativa vincente quella dell'attuale azienda speciale consortile che prese il via durante l'amministrazione guidata dal sindaco Franco Alfieri nel 2008 con l'attuale primo cittadino Adamo Coppola, allora assessore al bilancio, che curò personalmente la fase di start-up. L'obiettivo era quello di affiancare alla macchina comunale uno strumento operativo più agile con una connotazione manageriale, finalizzato all'espletamento dei servizi di manutenzione fino a ad allora affidati a cooperative esterne. Con il pensionamento dei vecchi operai comunali, così come dei netturbini comunali che una volta svolgevano i servizi di manutenzione e di pulizia della città, il Comune di Agropoli si trova nella condizione di dover sopperire alla mancanza di questo personale e in maniera estemporanea degli affidamenti a delle cooperative sociali che dovevano svolgere al posto di questi vecchi dipendenti le manutenzioni e le pulizie. Ma era un sistema che non poteva funzionare perché non c'era garanzia per coloro che lavoravano, né era un sistema organizzato che potesse garantire servizi efficienti. Così nel 2008 l'amministrazione Alfieri decise di strutturare una società, l'Agropoli Servizi, allora società in house, che con un passaggio di cantiere assumesse questi dipendenti delle cooperative, dandogli a loro una prospettiva di stabilità e di garanzia di servizi. E a loro volta acquisendo un gruppo di personale che poi organizzato grazie alla società potesse svolgere il servizio di manutenzione della città di Agropoli in maniera organizzato e operativo. Il decennale dell'Agropoli Cilento Servizi è un evento secondo me di straordinaria importanza. Se da una parte ci fa ricordare la nostra storia, ci fa essere soddisfatti per quanto fatto fino ad oggi, dall'altra ci è da stimolo per quello che dobbiamo fare da domani in avanti, per i progetti che dobbiamo realizzare in futuro. Dal 2008, quando nacque, ad oggi ne sono passati 10 anni, 10 anni in cui c'è stata fatta una trasformazione, quindi da società in house è diventata azienda speciale. Aveva un budget, la società in house, un budget iniziale di circa 500.000 euro, aveva circa 15 dipendenti, oggi ci sono circa 80 dipendenti e il budget dell'azienda è di più di 2 milioni di euro. Sono molto orgoglioso di essere il direttore di questa azienda, sia perché lo sono già stato nella fase di trasformazione nel 2013, lo sono oggi, sono stato chiamato a svolgere questa funzione quest'anno per cercare di rendere l'azienda sempre più efficiente e fare in modo tale che il suo bilancio sia sempre migliore. Lo stiamo facendo un ottimo lavoro, per questo ringrazio tutto il personale dell'Agropoli Servizi al quale rivolgo il mio saluto. Chiedo il massimo impegno tutti i giorni, appunto per fare in modo tale che la città di Agropoli abbia sempre servizi più efficienti e in modo da dare delle risposte a tutta la comunità.